Stiamo provvedendo a chiamare la nostra prossima ospite. Toni, abbiamo visto prima una pagina molto diversa rispetto magari da quelle che oggi la cronaca ci consegnerà, ma del resto noi avevamo cominciato a parlare di questo tema del fare di più, perché appunto, come hanno scritto in qualche slogan, se devo essere la prossima, che almeno io sia l'ultima, che è molto bello, molto forte. E noi abbiamo cercato la prevenzione in ogni modo di agevolare fin da diversi giorni. Poi ci sono parole anche degli uomini di chiesa, naturalmente, che aggiungono anche qualcosa in più. Vedremo se ci sarà il tempo di rilanciarle, perché comunque sono di fatto in prima linea in tanti diversi ambiti proprio le donne. Ed è un bene che sia così, perché magari rispetto a determinati modi appunto di prevenire la violenza c'è un surplus di sensibilità, anche se dobbiamo riconoscere, avrete notato quando vi abbiamo parlato di progetti futuri con i nostri ospiti, abbiamo notato una grandissima sensibilità, quella che serve per gestire, diciamo, diversamente questa nostra società, che a volte ha delle pressioni troppo forti da enti che non possiamo modificare, ma possiamo modificare le nostre reazioni, per l'appunto. A te, Toni. Grazie, grazie Maria Pia. È in attesa che il collegamento... Siamo già pronti. Siamo collegati con la nostra ospite, la dottoressa Tamara Taveri, investigatrice privata dal 2014, titolare del TEST, Istituto Investigativo a Monopoli, e qui con noi oggi, ecco, affronteremo con lei insieme il tema che ci accompagna da qualche giorno e che oggi trova la sua giornata. Buongiorno e grazie di essere qui, dottoressa. Buongiorno, grazie a voi. Grazie per la disponibilità. È un giorno importante quello di oggi, come dicevamo solo qualche istante fa. In realtà noi ci stiamo dedicando al tema già da qualche giorno e vogliamo continuare a mantenere alta l'attenzione verso appunto questo fenomeno che ha colpito così duramente la nostra società negli ultimi giorni. Dottoressa Taveri, come possiamo fare per difenderci tante volte dalle insidie che si nascondono anche sotto traccia rispetto appunto al tema della violenza contro le donne, sulle donne? Beh, diciamo che la prima azione da fare tutti insieme è quella della informazione, quindi fornire quante più informazioni possibili utili alle donne per dare una sorta di garanzia, no, della presenza e del supporto. Ecco perché poi è importante anche collaborare con le forze dell'ordine e fare in modo che queste donne si sentano anche poi sicure di denunciare e, insomma, tirar fuori quelli che sono i problemi, perché poi si sa che tante volte non si riesce poi a tirar fuori queste donne da queste situazioni proprio in virtù del fatto che non c'è una certezza della pena. Ecco, io volevo subito chiederle infatti in quale maniera voi siete in qualche modo supplenti o complementari alle forze dell'ordine. Lei ne ha accennato, ma è importante capire. Sì, purtroppo noi in Italia questo, certo, non c'è collaborazione con le forze dell'ordine, quindi quando arrivano da noi, purtroppo, lo devo dire, è perché non trovano supporto da parte appunto delle forze dell'ordine, e quindi noi dobbiamo andare a supplire quell'assenza, perché tante volte non c'è la situazione per cui possano partire delle indagini, oppure non ci sono elementi per andare avanti, no? Rovesciando, sì, è stata chiarissima. Rovesciando, siccome sono tanti gli argomenti, la interrompo nelle risposte quando è già chiara. Rovesciando il discorso specularmente, voi, quando arriva un uomo che invece vuole far tallonare una donna, come reagite? Chiedo scusa, non ho sentito bene la domanda. Quando la questione è opposta, cioè quando è un uomo a rivolgersi a voi per controllare la sua donna, come reagite?
Allora, partiamo dal fatto che chiaramente parliamo di controlli autorizzati, nel senso che Il sono luogo controlli che pubblico, qualcuno. certo. No, ma intendo anche autorizzati a livello di legame tra le due persone, no? È chiaro che una persona che chieda informazioni su un estraneo non potrà averli certamente da noi. Però è diverso, ci deve essere un legame di tipo giuridico, quindi un marito per la moglie, addirittura non possiamo farlo nemmeno per le coppie, così di fidanzamento, di conviventi, ecco. Questo è molto importante perché rassicurerà, credo, molte donne quello che lei sta dicendo. Io invece Però. mi voglio ricollegare a quello che dicevi qualche istante fa, perché di queste ore la notizia che sui canali social della Polizia di Stato c'è stata una grande contestazione anche dal popolo femminile perché tante volte non è semplice gestire le denunce, gestire questo tipo di situazioni e quindi diventa ancora più importante non solo mantenere alta l'attenzione sul tema, ma anche, come anticipavi giustamente tu, fare tanta informazione, consapevolezza e da questo punto di vista la dottoressa Taveri è molto impegnata sul fronte della divulgazione perché sui suoi social quotidianamente condivide strumenti e cognizioni per gestire anche situazioni delicate come queste. Solo qualche ora fa, dottoressa, condivideva un video dove ci parlava di due applicazioni che possono essere molto utili alle donne. Sì, in realtà le applicazioni e anche i sistemi messi a disposizione sono diversi. Ne ho selezionati due proprio perché ritengo che siano quelli più facilmente accessibili. E quindi abbiamo sia l'applicazione del 112, il nome è Werario, e serve appunto per una sorta di garanzia. Quindi si accede in modo semplice. La cosa più importante tra tutte è che all'inizio, durante la registrazione, bisognerà inserire i dati, i numeri di emergenza. Quindi, nel momento in cui poi malauguratamente dovesse succedere qualcosa, c'è già un riferimento di familiari a cui chiamare. In più, c'è un collegamento diretto con le centrali operative. Quindi si può utilizzare o con una chiamata silenziosa o con una chiamata vera e propria, diversamente tramite chat, sempre in collegamento diretto, fornendo addirittura all'applicazione la posizione precisa della persona, proprio per evitare che si perda tempo nelle ricerche. E parlando, In più, prego, prego. sì, dico. No, In continui più pure. abbiamo una molto importante, questo è più un servizio che un'applicazione, perché c'è un accesso diretto tramite la pagina Instagram di questo sito e di queste ragazze che appunto si occupano di assistenza in maniera volontaria. È un servizio gratuito di accompagnamento in videochiamata. Quindi quando una persona, e non si parla solo di donne in questo caso, perché quando una persona si sente poco sicura, anche dopo una serata in discoteca, una serata con amici, durante il rientro a casa, può utilizzare il servizio di video accompagnamento, fornito dai volontari. Anche questa è una buona notizia. Io ritornerei sulla questione della mancata formazione di tanti addetti ai lavori, come nelle forze dell'ordine, ahimè. Ci vorrebbe, perché è stato più volte segnalato appunto anche da avvocate e avvocati specializzati poi appunto nel difendere le persone che, ahimè, hanno subito violenze. Come sappiamo, la gran parte delle violenze ovviamente non sfocia nella morte, ma è grave egualmente tutto quel vissuto e quella sofferenza. Lei che ne pensa della questione formazione proprio dal vostro punto di vista di persone particolarmente qualificate nell'ambito delle nuove tecnologie? Sì, diciamo che la formazione è un punto importante, ma forse ancora più importante è una formazione culturale, io credo, no? Perché ieri parlavo appunto con una vittima che
che fortunatamente poi si è salvata, si è messa in salvo, è riuscita, ma per altre vicissitudini. Però quello che è mancato a lei è stata proprio la comprensione da parte delle forze dell'ordine di capire la situazione di gravità, no? Loro, insomma, in qualche maniera la spingevano anche a rimanere in casa, a prendersi cura della famiglia, a sopportare questi abusi, perché c'era, secondo loro, una situazione non così grave da poi andare a rivoluzionare la vita sua e della sua famiglia. C'è ancora tanto lavoro da fare, quello che emerge un po' è questo, però c'è anche la consapevolezza che oggi le professionalità come appunto quella della dottoressa Taveri, gli strumenti, anche quelli che ci fornisce il web, internet, sono di più che in passato, per cui ecco, ci lasciamo con un velo di speranza, no? Di Beh, ottimismo. sicuramente anche magari chiedendole, ma la questione relativa ai più giovani, sull'hate speech, per esempio, rientra qualche volta anche nel vostro lavoro? Cioè qualcuno si rivolge a voi anche per tentare di interrompere quando è stato preso di mira, magari se è una donna anche di più, con questo discorso d'odio? Sì, diciamo che i tentativi poi che una persona fa nel momento del bisogno sono svariati, no? Quindi quello che noi dobbiamo fare, ma parlo a livello di impegno sociale piuttosto che come professionisti, no? È proprio non voltarci dall'altra parte, anche se si è per strada, se vediamo una situazione di difficoltà, purtroppo tante volte uno ha anche il timore di intervenire, no? E quindi il supporto anche non solo nell'ascoltare una situazione di fragilità, poter essere presenti qualora insomma si dovesse verificare una qualche situazione pericolosa o anche tendenzialmente a rischio. Sì, la comunicazione è importante far riconoscere anche quali sono i segnali di abuso, no? Quindi segnali che tante volte, proprio per una questione di cultura, noi riteniamo essere normali, essere accettabili, essere una forma di qualche amore, no? E quindi lo tendiamo ad accettare di più. Però quello che dovremmo fare è iniziare a far capire quali sono i segnali di pericolo. È Grazie. molto bello quello che ci fa capire, cioè che la sua professionalità è fondata su una grande umanità. Noi la ringraziamo per questo. Grazie, dottoressa Taveri, è stata davvero una bellissima chiacchierata, ricca di spunti di riflessione e di umanità, come diceva Maria Pia, per cui ecco, augurandole una buona giornata, ci lasciamo con la promessa magari di risentirci con notizie belle, perché ecco, l'impegno di tutti può tante volte, ci auguriamo, portare anche risultati belli significativi. Certo, oggi abbiamo visto per quel che riguarda gli ostaggi, le cose cambiare e sembrava quasi impossibile e quindi dobbiamo sapere che invece se vogliamo le cose possono cambiare. Vero, grazie dottoressa, allora. Buon Grazie a voi. Buona lavoro, giornata. buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Invece noi adesso ci fermiamo per qualche istante, ma restate con noi perché la mattinata prosegue con altri contenuti, altre notizie e magari con i vostri contributi, per cui non andate via.